Ciao a tutti, sono l'architetto Raffaella Sasso, curatrice del blog Kitchen Tips. Siamo al Salone del Mobile presso lo stand della Snaidero per scoprire tutte le novità presentate ad Eurocucina 2014. Ho il piacere di intervistare l'architetto Massimo Iosaghini, che presenta la sua cucina dal nome Frame. L'architetto ha già collaborato con la Snaidero, infatti il suo modello Gioconda risale al 2000. Ora invece presenta questo modello che è una cucina di ispirazione classica ma con contaminazioni industrial chic. Quindi la domanda è questa: da dove è nata l'ispirazione che l'ha condotta a questo progetto? Ma l'ispirazione è legata a un'idea così di rivolgersi a una donna, fondamentalmente una signora, perché sono le signore che comprano le cucine, che così abbia così uno spirito e un gusto molto contemporaneo, ma al tempo stesso senta la necessità di qualcosa di molto solido, quindi anche un po' tradizionale, un po' con alcuni elementi di tradizionalità da una parte, ma miscelati con elementi di modernità. Allora, quali sono gli elementi tradizionali? Allora, intanto l'idea del telaio, quindi l'anta a telaio, che è un'idea di mobile tradizionale, classico, quindi composto dal telaio, tamponato col pannello. Ecco, qui ragioniamo, adesso il modello è presentato, è laccato, questo bel laccato opaco, vellutato, però poi abbiamo tutti i legni su base rovere, e abbiamo l'olmo, la finitura olmo, che è molto bella perché ha questa venatura leggera. E poi abbiamo i legni classici tradizionali, appunto derivati dal rovere, con delle coloriture che vanno da un biondo miele fino a un colore, diciamo, grigio-marrone. Quindi ecco, sempre con questa idea di lavorare su delle finiture che non siano mai troppo forti, ma appunto gradevoli e armoniche. Poi l'altro elemento importante di questa cucina è che non ha la maniglia, e quindi da una parte l'anta tradizionale molto classica e invece la soluzione d'apertura senza maniglia, quindi molto moderna, no? Quindi quasi, non mi piace tanto la parola minimale, però ecco, questa soluzione effettivamente tecnicamente minimale. L'altro elemento molto forte è l'anta, diciamo, del pensile, perché è un'anta molto importante, alta 119 cm, quindi estremamente capiente, che abbiamo poi sviluppato anche nella versione vetro, con questa soluzione di illuminazione che è particolarmente funzionale da una parte, perché fa sì che uno veda bene quello che c'è dentro il pensile, ma dall'altra anche dà questo effetto anche caldo a tutto quello che appunto viene messo dentro, e quindi nell'utilizzo quotidiano dà anche un po' questo effetto, queste luci, questa illuminazione che abbiamo voluto inserire nel sottopensile e anche all'interno del pensile stesso e naturalmente anche nella cappa. Ecco, poi altri elementi, diciamo, legati alla tradizione, la scelta dei graniti, dando una soluzione anche qui, materiale tradizionale ma in una soluzione molto contemporanea. Come vedete poi la cucina, vabbè, non c'è bisogno di dirlo perché è una cucina Snaidero, è curata in tutti i dettagli, quindi si apre l'anta, si accende la luce, c'è l'apertura, diciamo, ammortizzata, tutti questi elementi che comunque contribuiscono a dare valore. Ecco, lavorando con certe aziende si sa che certi requisiti sono garantiti. Il legno che viene utilizzato su queste cucine è un legno FSC, che significa semplicemente che è un legno che è stato certificato e quindi viene prodotto attraverso dei sistemi che garantiscono la riforestazione, diciamo, dei legni che vengono utilizzati. Un'ultima domanda: io faccio parte di un network di blogger, gli Home Style Blogs, e i nostri followers sono maggiormente giovani creativi. Quale consiglio si sente di dare a chi intraprende questa professione oggi? Quando si comincia bisogna avere dei sogni. Ecco, questa cosa è un po', non vorrei essere, come dire, un po' demagogico in questo, ma io, insomma, avendo, diciamo, partecipato a diversi movimenti culturali quando ho cominciato, quindi non sono andato subito sul prodotto, dico facciamo il prodotto perché dobbiamo guadagnare del denaro, però io credo che per avere delle idee nuove bisogna essere un po' asincroni, no? Non stare proprio
nel flusso delle cose, ma essere un po' fuori.